Facebook abbiamo un problema, anzi ormai è un'emergenza perché l'abbiamo sottovalutato e oggi sta facendo parecchi danni. Fake news, razzismo, omofobia, complottismo derivano quasi sempre da una cosa in comune, che è la scarsa educazione digitale, e cioè il fatto che le persone utilizzano internet e social network senza essere in grado di usarli. In questi anni, complici quattro buffoni in politica e in TV, abbiamo sdoganato l'idea che il web sia una zona franca e che si possa aggredire, offendere e diffamare qualcuno senza che ci siano mai conseguenze. Abbiamo sdoganato l'idea che chiunque si possa definire esperto di qualsiasi argomento e che non servono più anni di studio e competenze per potersi esprimere su argomenti anche molto delicati come i vaccini o il cambiamento climatico. E la cosa paradossale è che per la prima volta nella storia sono i figli a dover educare i padri, perché i giovani sul web ci sono nati e magari hanno avuto anche l'opportunità di studiare o di viaggiare in altri paesi e continenti del mondo, imparando così come ci si comporta in una comunità online, offline che sia, ma sempre fatta di persone con etnie, culture, opinioni e gusti sessuali diversi. Hanno imparato a confrontarsi, a rispettare e ad accogliere la diversità come un valore. I secondi invece si sono ritrovati con uno smartphone in mano pensando che internet fosse Facebook e che Facebook fosse un videogame in cui tutto è concesso. Quindi oggi è proprio agli adulti che voglio spiegare un paio di cose. Prima di tutto, assumetevi la responsabilità di quello che dite, scrivete e pubblicate online. Nascondersi dietro a uno schermo poteva funzionare 20 anni fa, quando sul web si usavano i nickname e regnava l'anonimato. Oggi invece ognuno di noi ha un nome, un cognome e presto avrà anche un'identità digitale certificata. Quindi il tempo dell'impunità è finito. Oggi la diffamazione via web vale come quella a mezzo stampa e non c'è più nessuna differenza tra quello che pubblicate su Facebook e quello che dichiarate quando salite su un palco, scrivete su un giornale o andate in TV. Internet non è un gioco o una realtà parallela, ma uno strumento per comunicare con milioni di persone, che anzi ha una diffusione molto più ampia dei media tradizionali e una traccia indelebile che resta per sempre. Per cui a maggior ragione dobbiamo stare attenti a non esprimerci in maniera impulsiva e a non parlare di cose di cui non siamo certi. Secondo, se volete stare in mezzo alla gente, dovete imparare a comportarvi in maniera educata, civile e ad avere rispetto per gli altri. Non si capisce perché quello che considerate sbagliato o pericoloso da fare nella realtà dovrebbe essere invece concesso o considerato meno grave sul web. Probabilmente nessuno di voi salirebbe su un palco con dei medici a parlare di staminali, vaccini e cure anticancro, e allo stesso modo, se siete aggressivi o molesti in una scuola, a teatro, in un gruppo di amici, verreste probabilmente rimproverati, allontanati e alla peggio pure denunciati. Se invece sui social vi sentite liberi di farlo, è ancora una volta perché non avete ricevuto mai nessuna educazione al digitale. Spesso basterebbe solo un po' di buonsenso, però nel dubbio, quando non sapete come comportarvi, chiedetevi se quello che state per scrivere è ciò che direste ad una cena davanti a persone che non conoscete. E infine studiate, leggete con più attenzione e cercate di non cascarci sempre. Siamo davvero stanchi di ritrovarci davanti agli occhi tutti i giorni la spazzatura che condividete e commentate senza nemmeno averla letta. Educazione digitale vuol dire anche imparare a leggere il contenuto di una notizia e non solo il titolo. Vuol dire verificare da che fonte proviene per capire se la notizia è vera ed è autorevole. E soprattutto cercare di non cadere sempre e comunque in tutte le provocazioni di fake news, troll, gruppi e politicanti vari che tutti i giorni provano a muovervi come un gregge di pecore, riuscendo a tirare fuori il peggio di ognuno di voi. E ora, proprio mentre registro questo video e sta pure tramontando, mi rendo conto che probabilmente verrà visto da tutti tranne che da quelli a cui mi rivolgo e che avrebbero più bisogno di ascoltarlo. Per questo motivo, glielo somministriamo in un altro modo, quasi come una supposta. Se tra i vostri amici o contatti c'è qualcuno che secondo voi avrebbe bisogno di ricevere questi suggerimenti, allora vi chiedo di condividere questo video con una bella didascalia e anche se non potete taggarlo direttamente, magari gli capiterà di guardarlo, di riconoscersi e chissà anche di imparare qualcosa.